Buongiorno e buonasera a tutti, bentornati sul mio canale. Siamo qui con l'undicesimo episodio di Forza Horizon 3 con il DLC Hot Wheels. Siamo qui con la nostra auto prepotentissima Hot Wheels. Sentite che spettacolo di sound. Cosa ci andiamo a fare? Ci andiamo a fare una zona di velocità. Vai! Vogliamo vedere come si comporta quest'auto. Malissimo. Però dai, vediamo se riusciamo a fare questa zona di velocità. Ecco qua, perfetto. Bellissimo. Questo è quello che ci voleva. Bellissimo. No, vabbè, certe curve vengono fatte in maniera troppo prepotente. Attenzione, turbo. Dai che ce la facciamo. Dai, 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 dai. Se non ci schiantiamo, ci siamo schiantati. Perfetto. Assurdo. Ci siamo proprio fermati. Va bene. Vabbè, faremo niente record. Niente. Andavamo così bene. Derapate su derapate. Ok. Vediamo quanto abbiamo fatto. A zero? Bellissimo. Questa mi è piaciuta. Allora, facciamo così. La rifacciamo. Partiamo bene. E via! Sperando di farla bene stavolta. Dai, 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 dai. Questa curva niente male, riusciamo a farla nel migliore dei modi. Il problema è il cambio di direzione, eh. Però se anche questa riusciamo a affrontare bene. Dai, 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 dai. Perfetto, 202 km/h. Abbiamo preso una medaglia. Senta lei, questa Ford Escort. Va bene, abbiamo preso una medaglia, ne prenderemo sicuramente altre. Rilevatore di velocità. Ah, ok, quindi qua dovevamo fare 241. No, vabbè, è impossibile, è impossibile. Però 209 potevamo anche farli, eh. Questo l'abbiamo già fatto. Andiamo a fare rilevatore di velocità. Vai, almeno 153 km/h dobbiamo farli. Per forza. Ok, ci dobbiamo rifare tutta la parte qui. Salve. Sì, meglio frenare perché qua dobbiamo girare. Poi piove, bellissimo, piove col sole. Abbiamo una nuvola solo sopra di noi. Perfetto, bello, proprio il mio sogno. Comunque visivamente continua ad essere un gioco stupendo, eh. Se noi dobbiamo andare lì. Però ci dobbiamo fare tutto il giro. Vabbè. E famo sesto giro. Senta lei, non ci faccia la manovra dei poliziotti, eh. Nostro campanello, clacson prepotentissimo. Ok. Ma sì, facciamoci le due capriole, no? Abbiamo più velocità, dai. Spero che almeno a 153 ci arriviamo.
Quindi dai, se teniamo questa curva, mica tanto, non molto. 219, ok. Quanto abbiamo fatto? 2 stelle, va bene. Va bene, va bene. Quant'era il... 241, ma come fai? Con sto macinino infernale. Allora, segnale di pericolo. Ci andiamo a fare un segnale di pericolo? Mamma mia, quanta strada però. Sì, andiamo a farci sto segnale di pericolo. E direi che vi taglio il percorso, perché sennò veramente non si può fare. Non si può fare. Ci vediamo quando siamo arrivati. Allora, io direi di farci questa qui, perché è più vicina. Inseguimento cittadino. Allora, termina la corsa, vincila. 25.000 punti abilità, vai. Sì, 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 sempre con questa. Anche se l'altra ha più marce, quindi ha più velocità, però dai. Ci andiamo a fare sta garetta. Sì, era troppo lontano l'altro. Questo almeno era di strada. Ma guarda che macchine. Inseguimento cittadino. The Hot Wheels people are excited about this one, mate. When they're excited, believe me, I'm excited. Come stai tu? Non lo so. Non stai bene comunque. Va bene, dai. E vabbè. Non ci fa neanche riavvolgere. No, è incredibile. Che auto, ragazzi. Cioè, le curve non si fanno, eh. Va bene che alle curve si va dritti, però... Cioè, non è che siamo alle Srogo Corse, qui. O a Topoland. Ovviamente per chi segue nella Goto. Le Srogo Corse. Niente, non... Non gira. Va bene. Io ero col joystick, forse si è visto anche dal volante dentro l'auto che era tutto girato, ma vabbè. Non importa. Comunque li riprendiamo, dai. Siamo troppo più prepotenti degli altri. Dodge Challenger. Ci fermiamo a 2,70. Abbiamo solo 6 marce, purtroppo. Siamo ancora ottavi, però. Dopo essere stati sbalzati fuori dalla pista, già essere in questa posizione non è male. Attenzione. Mamma mia, ragazzi, non si controlla, non si controlla. Siamo più di metà gara. Attenzione. No, qua lo usiamo perché sono un cretino io. Non ho visto la curva, che è anche molto molto stretta, eh? Sia come angolazione che come strada proprio. Un pezzo molto stretto. Dai, salvele col Ferrarino. Meno male qua. Vabbè. Ciao. Ah, che odio, ragazzi. Io che mi ostino a tenere gli aiuti disattivati. E lo sterzo simulazione. Però a me piace così. Comunque siamo secondi a ridosso del primo, eh? Siamo a 3/4 di gara. Manca pochissimo. Si tolga lei con questa Cadillac. Bella la Shelby Cobra Daytona. No. Ecco, sennò ci resettava lui e saremmo rimasti fregati.
Mi fate passare, grazie. Sportellate. Spettacolo. Gli abbiamo dato una bella sportellata lì, dai. Sì, sportelli, vabbè. Sì, ce li abbiamo. Non così prepotenti. Dai, 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 che manca poco. Ultima curva. Anzi, ultime due curve. E siamo arrivati da vincitori. Arriviamo con stile. Giustamente. Benissimo così. Dai, prima ci ha dato 22.000, l'altra volta 22.000, arrivando quinti, mi sembra. 14.000. Oh mamma mia, ragazzi, come sono tirchi. Via, 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 via. That was amazing, boss. So amazing. I'm gonna give you two medals. Ah, non ho fatto i 25.000 punti. Mamma mia, non ci ho pensato. Troppo impegnato a fare la rimonta. Dai, poi me la rifarò io tranquillamente. Allora, adesso dove possiamo andare? Ah, questa è nuova. Sprint turbo città da brivido. Va bene, allora la facciamo. Allora, 15 abilità derapata o derapata freno a mano. Ok, questo è già più fattibile. Sì, con questa che derapa di più, dai. Però dobbiamo vincere, perché sennò è inutile. Dai. Facciamoci sta garetta qua e poi chiudiamo il video. Lo facciamo un po' più breve oggi, che almeno ve lo carico anche in fretta. Vi sto portando anche un po' avanti con i video. Dai, avviamo sta gara. Mi raccomando, la prepotenza prima di tutto, lo stile, la classe, anche se siamo tamarri, va bene, ma questo è stile tamarro. E pensare che io nella vita non sono così, però nel gioco, vabbè, questo è un po' come Need for Speed, se non tamarri l'auto non sei nessuno, è proprio lo scopo, uno degli scopi del gioco. Ok, qua possiamo derapare prepotentemente. E invece no. Oh, ma derapa sempre sta macchina. Se lei non inchioda così, però ce la possiamo anche fare a vincere una gara. Wow, guardalo. Ma si rende conto di quello che fa? Ecco, anche noi per guardare lui, giustamente. Signor Fruvam, o chi che sia, con questa Bentley Continental. È arrivato lui, è arrivato. Questa Dodge Challenger. Oh, ma guardate. E comunque le derapate non le stiamo facendo. Cioè non derapa più. Ok, la dobbiamo mettere in derapata noi sul rettilineo. Se no non derapa più. Va bene. Yahoo! No, niente, qua lo usiamo. Sono un cretino, veramente, sono un cretino. Patentato. Mi hanno dato la patente da cretino. Presa a Creta, ovviamente. Eccolo. Che intelligenza, sto gioco. Proprio intelligente. Qua ho tirato anche freno a mano, insomma. Sono un deficiente, l'ho detto. Cioè, sono un cretino, però sono anche un deficiente. Dai, siamo a metà gara. Meno male che era sprint. Sta durando 2 ore, sta
senza corse, porca miseria. Vai, 14 e 15, completato. Vai, adesso possiamo... Anche perché se noi completiamo le derapate, ma non vinciamo, è inutile. Sì, comunque è un polmone, eh. Cioè, è prepotente st'auto, però... Non ha quello sprint... Sì, poi se non cambia marcia... Sì, lo so, direte, metti il cambio manuale se non vuoi questi errori, però giustamente ci avete ragione. Però un cambio automatico dovrebbe essere automatico, cioè che se io rallento tu mi cambi marcia, devi scalare, no? Mamma mia, ci sverniciano in velocità. Ma si toglie, ma dai, ma come si fa? Cioè, ma è incredibile, è impressionante. Qua ci infiliamo di prepotenza, assolutamente, perché... Qui abbiamo fatto anche le derapate. Bellissimo, arriviamo con stile. Come sempre, classe e stile prima di tutto. Vai, quanto ci dai? Abbiamo fatto 3 stelle, eh? Mi raccomando. 14... Ma che barboni! No, 100.000 crediti, dai, quel tale Ale li ha vinti, io mi ricordo quando li ha vinti. 30.000, va bene. Ok, ok, va bene, dai. Qui 3 medaglie le abbiamo prese. Ce ne manca una, che è quella di prima che non abbiamo fatto. Mannaggia la miseria. Va bene, dai, adesso direi che ci salutiamo qui con questa auto. Mamma mia, fa un macello. Oh, volevo vederla scoppiettare. Ovviamente, salve. E quindi ci salutiamo qui con questa puntata di Forza Horizon 3 con il DLC Hot Wheels. Io vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un mi piace, lasciate un commento, condividete il video e ci vediamo a un prossimo video. Un saluto a tutti da Hasbro.